Nei fatti, le indicazioni, oltretutto presentate dal dottor Marchetti dell'ARPA, hanno chiaramente specificato e invitato l'amministrazione comunale di Terni a intervenire su questo versante. Noi abbiamo, di fronte all'inerzia della Giunta e del Sindaco, in particolar modo che è l'organo competente all'emanazione di queste ordinanze, abbiamo fatto un atto di indirizzo proprio per chiedere che ci sia una pronta ordinanza in merito a questa contaminazione delle falde. Purtroppo c'è una contaminazione da tetracloroetilene e da tricloroetilene molto importante all'interno di alcuni pozzi e di alcune falde, cioè diciamo di una vasta area della nostra città che va dalla Polimer e arriva fino nei fatti ai pozzi di Cesi, e quindi c'è bisogno immediatamente di fare un intervento al di là poi di quello che è il discorso sull'acqua potabile. Questo perché ci troviamo nella situazione paradossale, oggi come oggi, all'interno di aree come ad esempio quella di Borgorevo, in cui abbiamo avuto dei valori al di sopra della soglia di allarme per quanto riguarda diossina e PCB nelle uova e negli allevamenti diciamo ovicaprini, e da sotto abbiamo una contaminazione delle falde da adrenalina, quindi paradossalmente abbiamo degli ortaggi che sono contaminati sopra da alcuni contaminanti come il PCB e le diossine, e sotto diciamo, alimentati con l'acqua adrenalina. Ecco.